Dopo una campagna elettorale molto accesa ed impegnativa, Caterina Lengua, ex vicepresidente della provincia e nuova fascia tricolore di Cervinara, recuperando la pacatezza del confronto e rimettendo al centro le questioni del territorio, si mette all'opera in continuità con il lavoro svolto in precedenza dall'ormai ex sindaco Filuccio Tangredi. La Lengua confida anche nella collaborazione dei consiglieri di minoranza. La sfidata nella corsa alle amministrative, il candidato a sindaco Domenico Cioffi. Ci attendono mesi impegnativi, mesi difficili e abbiamo la necessità di collaborare tutti per non lasciare indietro nessuno. Soprattutto abbiamo la necessità di portare a compimento un lavoro straordinario che è stato fatto sul piano delle opere pubbliche. C'è da far partire tutta una serie di lavori di riqualificazione, di ristrutturazione degli edifici scolastici, di sistemazione delle strade, portare a compimento anche tutta la nuova programmazione del fabbisogno del personale del comune. Insomma, c'è tutto un lavoro da portare a compimento rispetto al quale c'è bisogno del contributo di tutti. Anche giovani energie nella squadra dell'ex numero 2 della provincia durante la presidenza a gamba corta. Abbiamo voluto creare un giusto connubio tra l'esperienza degli amministratori uscenti, che sono stati pressoché tutti riconfermati, e l'entusiasmo, l'energia dei giovani che hanno messo tanta passione, tanto entusiasmo in questa campagna elettorale e che sono pronti a dare una mano per il bene del paese. In questo senso abbiamo voluto creare le condizioni perché fra qualche anno Cervinara possa avere una nuova classe dirigente